Allora, facciamo una premessa. Sì, facciamo una premessa. Io dietro le quinte mi trovavo benissimo. Chi c'era? C'era una squadra di calcio intera. Va bene che mi sono trovata. E sai perché? Perché domenica scorsa si stava giocando la partita di calcio valida per il campionato di eccellenza tra la Bagnolese e la Gazzanese, a Bagnolo in Piano. A Gazzanese, Gazzanese, provincia di Reggio Emilia. Intorno alla mezz'ora del primo tempo succede una cosa che Rai News ci ha raccontato in questo modo. Guardiamo il servizio. Abbandonato terreno di gioco dopo l'ennesimo insulto razzista, Omar Daffe, portiere senegalese della Gazzanese, squadra piacentina che milita nel campionato di eccellenza, ha detto basta, è uscito dal campo durante l'incontro in trasferta a Bagnolo in Piano, nel Reggiano. La partita non è mai più ripresa, anche perché l'intera squadra ha seguito il portiere negli spogliatoi e ora toccherà al giudice sportivo prendere una decisione sulla vicenda. Il giocatore, che è anche presidente di un'associazione di volontariato che ogni anno porta in Senegal beni di prima necessità e materiali sportivo per i bambini, ha ricevuto negli spogliatoi la solidarietà degli avversari. Questa sera abbiamo invitato in studio Omar Daffe, eccolo qua, alto due volte Luciana. Come stai? Bene, bene, grazie. Figo tre volte figo, te. Figo. Allora, prima di tutto vorrei sapere se ti è passata la rabbia. Sì, beh, sì, mi fa piacere. È passata. L'amarezza immagino che rimanga, però la rabbia un pochino. La rabbia è passata, diciamo, perché ho sentito che qualcuno in Italia mi vuole bene. In tanti ti vogliamo bene. Beh, poi tu sei italiano a tutti gli effetti, un cittadino italiano. No, io penso che, non so Luciana, adesso... Discorso, dal 2008, tra l'altro, neanche ieri. Discorso davvero serio, perché questa idea che le parole non hanno mai un significato perché sono parole, non hanno mai conseguenze perché sono solo parole, è inaccettabile. Le parole esprimono non solo concetti, ma esprimono un punto di arrivo di una civiltà. Se uno pronuncia quelle parole, di quelle parole deve essere responsabile. E il gesto che ha fatto Omar e tutta la squadra è un gesto strepitoso. E anche tutta la squadra. Certo. E tra l'altro hanno detto, sì, ma lui aveva provocato perché tu avevi fatto un fallo di gioco. Cosa avevi fatto? Ho avuto un contatto, l'agonismo della partita. Certo. Che c'era l'arbitro di fronte, che non ho ritenuto opportuno buttarmi fuori, né tantomeno dare una punizione. Non credo che possa giustificare le parole che ho sentito. Ma questo è il punto. Uno in una partita di calcio ci sta che usi un linguaggio forte, anche esagerato, anche scurrile, ma il razzismo è un'altra cosa. Cioè, come sì, dire, adesso non voglio dire una cosa brutta, bisogna insultarti come ci insultano tutti, cioè non può essere che io non lo insulterei, ti farei sempre dei grandi complimenti. Diciamo che cosa è successo esattamente, diciamo che cosa è successo. Allora, a un certo punto tu senti un insulto che ti arriva dagli spalti. Sì. Per quante volte? Tra quattro volte. Era già ripreso il gioco da circa 5 minuti, alquanto sento dalla tribuna una brutta parola che non mi permetterei di ripetere. Sì, l'hai ripetuta più volte. Sì, sì, però per rispetto... Certo, questa sera non la vuoi dire, comunque insomma è quello che... Ma potresti dirla, perché guarda, noi siamo abituati. No, lei no, perché lei si scandalizza, lei non dice mai parolacce. No, parolacce, no. Mi stanno guardando i miei figli. Non... Ah, Bravo. Senti, Omar... Tra l'altro, questa settimana la calciatrice Agnola Luco ha annunciato di voler lasciare la Juventus, no? Sì. Perché in Italia, il calcio italiano, c'è un problema di razzismo. Balotelli calcia la palla dopo essere stato insultato dai tifosi del Verona con i cori razzisti. Nazionale di rugby, Maxime Mbanda è stato insultato per strada a Milano con frasi razziste. Ora, l'Italia è evidente che non è un paese razzista nella sua stragrande maggioranza, ma questi episodi non sono... più purtroppo così sparuti e non sono tollerabili. Tu che cosa ti senti di dire a chi ci sta guardando? L'unica cosa che sento di dire è che bisogna guardarci negli occhi come umani, esseri umani, non il colore della pelle.
Però è incredibile che nel 2019 ci sia però una follia del tu hai, lei, lui è italiano, moglie, figli. Ho letto una tua dichiarazione in cui dici: la stragrande maggioranza degli italiani non è razzista, ma i cattivi hanno più voce dei buoni e i buoni forse non fanno abbastanza. E questo secondo me hai perfettamente ragione. Purtroppo sì, i buoni girano la testa dall'altra parte perché non vogliono, non lo so, non riesco a spiegarmelo, non riesco a spiegarmelo. Senti, tu hai anche un'associazione di volontariato e oltre a giocare alleni anche i bambini, no? Sì, sì, sì. Ho creato nel 2014 un'associazione che fa beneficenza, che fa delle attività qua in Italia con tanti amici italiani. Raccogliamo fondi, materiale sportivo, beni di prima necessità, materiale didattico che durante l'estate portiamo in Senegal, dove sono nato, cresciuto fino a 16 anni, dove aiuto i bambini meno fortunati di me. Senti Omar, dopo questi cori razzisti tu vai via, esci dal campo e vieni quindi espulso. Sì, l'ho saputo dopo che ero stato espulso. Ok, l'arbitro ti espelle. Sì. Ma a quel punto i tuoi compagni, dopo averci un po' pensato, no, fanno una riflessione e cosa fanno? Decidono di, per solidarietà, di abbandonare il campo anche loro. Quindi tutta la squadra esce, la partita viene persa dalla squadra, sì, a tavolino, sì, no? In quel caso succede questo. Io personalmente penso che sia un esempio che andrebbe seguito in Serie A, in Serie, sì, B, in qualunque, perché ora proprio basta. Ma i tuoi compagni sono stati forti. Coraggiosi. Sì, sono da lodare. E anche la società. Assolutamente. La società ha appoggiato questo gesto, è stata una scelta, insomma. La società ha deciso di non fare ricorso perché quei valori che ci trasmettono in questa società di Agarsano sono la lealtà, la solidarietà, la sportività. Visto che sono stati solidali, non hanno voluto fare ricorso e hanno fatto benissimo. E allora noi, per rendere omaggio, noi sai, qui abbiamo soltanto la possibilità di fare un applauso, facciamo entrare la Gazzanese, tutta quanta. Eccola qua. Per dirvi bravi. Ecco il mister. Ciao ragazzi. Bravi. Ecco, questa è la squadra che di fronte in una partita di un campionato minore, come si dice, in un campo certamente non di quelli che fanno le domeniche pomeriggio della televisione, ma ha preso una decisione che è quella che il pubblico ti sta e vi sta manifestando. Bravi. Io vorrei parlare con tutti, ma il tempo non c'è. Allora chiedo, mister, allora, voi intanto avete perso la partita. Sì, ma non importa. Abbiamo fatto un test che va oltre alla partita persa e al punto di penalizzazione che ci hanno dato. Ah, pure il punto di penalizzazione? Appunto, ma non ci interessa, noi abbiamo fatto... Un po' a te interessa perché ti vedo che sei un po' arrabbiato, ti vedo che no, sei... No, per niente, ma veramente perché abbiamo fatto un gesto clamorosamente bello verso un nostro compagno, quindi a noi ci basta questo qua. Senti, però Omar ha chiesto alla sua compagna e ai suoi figli di non venire più allo stadio a vederlo. Tu che gli vogliamo provare a cambiare questo stato d'animo? Sicuramente, hanno un papà favoloso, quindi devo venire a vederlo giocare perché anch'io sono papà e mi dispiacerebbe tantissimo che mio figlio non venisse allo stadio per vedermi, quindi dico ai figli di Omar di venirlo a vedere perché hanno un papà eccezionale e sicuramente si divertiranno a vederlo giocare. Riguardo al regolamento, non ti voglio mettere in imbarazzo naturalmente, quello è il regolamento sportivo ed è anche complicato perché insomma se a ogni insulto si sospendesse una partita insomma è complicato, però qualcosa va fatto, non credi? Noi l'abbiamo fatto, adesso tocca a qualcuno farlo e abbiamo dato un segnale forte, penso sia la prima volta che una squadra di calcio esce interamente dal campo. E noi quello l'abbiamo fatto con il cuore per il nostro compagno, quindi ogni cosa che verrà fatta dal giudice sportivo noi ricorso non lo facciamo, il nostro gesto è stato fatto perché andava fatto, punto e basta. Grazie ragazzi. Bravi. Grazie davvero, complimenti, grazie alla Gazzanese, grazie Omar, grazie. Posso? Bravi applausi, lasciano, tu vai con lui. Lasciami, Omar, vuoi prendere Luciana?
No, 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 non ce la fa, si rompe. Portala così. Luciana Letizzetto.